È bastato un pareggio anche meritato a far tornare fuori le polemiche dai tifosi delusi, da parte dei giornalisti incompresi e da parte di gente in malafede. Tutto questo dopo la sigla. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del Calcio Secondo Giovanni. Vi ricordo di mettere un like al video, vi ricordo di iscrivervi a DNA Rossonero TV, è completamente gratuito, basta cliccare su questo iscriviti e attivare la campanella. In questo modo potete seguire le nostre rubriche di tutti i giorni, probabilmente le 14.30 le mie, le post partita e le pre partita e la cronaca di tutte le partite del Milan, e inoltre le live del martedì e del giovedì sera. Così potete essere aggiornati anche su tutto ciò che riguarda il Milan, quindi le notizie in tempo reale, quelle volte anche in anteprima, tutto gratuitamente. Se poi volete sostenere il canale, basta andare a fare una donazione di qualsiasi cifra, oppure cliccare su tasto abbonati e scegliere una tipologia di abbonamenti fra i 6 che proponiamo. Si parte da 99 centesimi giornalieri, quindi nemmeno un caffè, e con questo già potete partecipare a una chat in esclusiva gratuita di Telegram con noi, veramente di TNA Team, per parlare del Milan tutti i giorni, a qualsiasi ora. Ora la notte forse no, però ecco, fino a mezzanotte sicuramente sì, e anche la mattina fino alle 6 alle 7 si può ripartire senza grossi problemi. Inoltre, se comunque vi iscrivete, potete partecipare a tutte le chat di tutti i programmi di DNA Rossonero TV. Vi ricordo poi di fare commenti nella chat durante il video e fine video nei commenti stessi. Beh, non si poteva che non parlare, diciamo, di Borussia Milan di ieri sera, partita non semplice, partita comunque che mantiene un certo timore, dove che Milan poi, diciamo, l'ha giocata piuttosto bene, ha avuto tante occasioni, di più rispetto a quelle del Borussia Dortmund, e proprio qui c'è il rammarico di avere perso tante occasioni che potevano portare ai 3 punti. E non stare a sentire le solite litanie del post partita derivante da un pareggio immeritato. Logicamente, come ho detto già nel pre-video, si sono scatenati tutti i vari, diciamo, critici, sia televisivi che dei giornali, tifosi che non sono contenti, eccetera, eccetera, eccetera. Si è tirato in ballo di tutto e di più. Logicamente, il primo imputato è Pioli, perché Pioli non poteva che non essere Pioli, perché se una squadra tira 39 volte in porta in 2 partite e segna 0 gol, la colpa è di Pioli. Non è colpa dei giocatori che sbagliano delle occasioni abbastanza anche facili da segnare, come ieri Chukwueze, come Giroud e come anche altri durante la partita. Granders. Quindi, cioè, mi sembra veramente un partito preso di comunque, ecco, dare sempre la colpa a Pioli, in qualsiasi caso, sinceramente. Non sono d'accordo anche all'interno del nostro staff, c'è chi ha dato la colpa a Pioli dicendo che Pioli carica queste partite obbligando le squadre a vincere, quindi i giocatori si sentono meno sicuri sotto porta, però capito, là bisogna un po' decidersi, perché alcune volte si dice che Pioli non li carica, altre volte li carica troppo. Io direi che con giocatori come Giroud, che è stato campione del mondo, che ha vinto una Champions, come Reinders, che comunque ha fatto l'Europa League, adesso nazionale olandese, come Chukwueze, che è giocatore nazionale nigeriano, o come Leao, con Newcastle, che è stato il miglior giocatore italiano del campionato italiano 2 anni fa ed è uno dei migliori giocatori a livello europeo quantomeno. Se sbaglia nei gol non è perché Pioli ha detto che bisogna vincere. Bisogna vincere, mi sembra sia logico, mi sembra un modo un po' troppo restrittivo di colpevolizzare un allenatore che ieri sicuramente qualcosa forse avrà sbagliato, ma non più di tanto, sinceramente. Ecco. Partita appunto iniziata con Pobega, con Reinders davanti alla difesa, con il rientro con Ciao e Tomori centrali, Calabria e Teo sulle fasce. Davanti il solito trio Pulisic, Leao e Giroud, Giroud e Leao. Molti criticano Pioli per aver usato Pobega. Allora, anch'io giudico Pobega una prestazione non buona, però io capisco l'intenzione di Pioli, perché logicamente Borussia Dortmund aveva avuto, come poi ha avuto, un approccio abbastanza fisico nel primo tempo, che era appunto proprio la parte della partita in cui Milan doveva reggere il colpo. Pobega garantiva una maggiore fisicità di Adli, che aveva fatto già 2 partite a titolare consecutivi. Consideriamo che
al lì, lo scorso anno ha fatto 170 minuti, quest'anno siamo già a 120-130 minuti, e quindi diciamo, inserire al lì in una situazione di gioco fisico l'ha visto sicuramente come prematuro e sicuramente non posso dargli torto. Poi nel secondo tempo, prima del 60esimo, ha deciso di cambiare, ha messo Adli e Adli ha fatto delle buone cose. Però abbiamo visto che ha perso un paio di palloni, soprattutto uno, sulla propria tre quarti, nel secondo tempo, che potevano creare dei problemi. E questo era quello che Pioli non voleva nel primo tempo. Perdere i palloni nella nostra tre quarti per fare delle ripartenze per Borussia Dortmund, un Dortmund che comunque all'attacco è molto molto pericoloso. Quindi condivido la scelta di Pioli, anche se Boppega non ha fatto bene, così come non ha fatto bene sicuramente Calabria, soprattutto i primi minuti, i primi 20-25 minuti, sicuramente appoggi sbagliati, coperture non fatte bene, giocatori che andavano via, eccetera. Giroud si è mangiato un gol enorme davanti al portiere, si vede che non è in forma, si poteva far giocare Okafor. Però Okafor ha bisogno di un po' di spazi, sinceramente. Non è una punta d'area di rigore come può essere Giroud. Secondo me è stato fatto bene anche lì di provare Giroud. Poi è stato fatto entrare Okafor nella seconda parte del secondo tempo. Ha si è visto poco, ha fatto un'accelerazione e basta. Però ecco, ci sono delle partite in cui tu va bene, fai 5 tiri in porta e fai 3 gol. Ci sono partite in cui fai 39 tiri in porta e in 2 partite e fai 0 gol. Anche la grande Inter contro il Benfica nel secondo tempo ha avuto miriade di occasioni, ha fatto un gol. Poi alla fine è andata bene che abbia segnato quel gol per l'Inter, perché se non segnava Thuram si era ancora anche lì sullo 0-0, parate il portiere, pale, occasioni mancate, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, abbiamo scoperto adesso che secondo Ruju su calciomercato.com ha scritto un articolo dicendo che il Milan ha sbagliato perché non ci voleva un vice Giroud, ma un giocatore che è sulla classe titolare al posto di Giroud. Grazie, non lo sapevamo, grazie di questa grande perla di saggezza. Devo ricordare a Ruju e tutti quelli che chiedono della punta, che la punta non abbia una punta, che i soldi erano quelli. Il Milan ha scelto di rifarsi il centrocampo e la fascia destra. I soldi non sono infiniti, poi i soldi sono finiti una volta acquistati e più di tanto non si poteva fare. Cioè, o crediamo veramente che si poteva spendere 200 milioni, cosa che non è vera, come spero sappiate tutti, oppure dovete sapere che Milan ha speso 120 milioni e ha deciso di scegliere un centrocampo dove avevamo chi avevamo? Tonali, che poi abbiamo venduto, quindi avevamo, chi avevamo? Krunic, centrocampo. Avevamo Krunic, giocavamo con Krunic per comprarsi una punta da 70-80 milioni. Cioè, gente, bisogna essere realisti, i soldi non c'erano, la punta non si è presa. Il discorso è che al momento in cui diciamo, abbiamo un budget, il budget viene scelto dove investirlo. È stato deciso di investire a centrocampo e sulla fascia destra, che non mi sembra siano stati acquisti sbagliati, sinceramente. E punto. E poi i soldi non c'erano più, la punta non si è presa e si comprerà probabilmente il prossimo anno. Quindi è questo il discorso. Questo è il discorso, quindi è inutile continuare a rimuginare se manca la punta, manca la cosa, cioè queste cose qua, cioè è inutile, sinceramente. Poi esce la Gazzetta in cui un articolo di stamani dice che in realtà quella del Milan non è un girone terribile. No, è un girone facilissimo, dove abbiamo un Newcastle che lo scorso anno è arrivato terzo in Premier, dove abbiamo il Newcastle che ha vinto 4-1 col Paris Saint-Germain, campione di Francia lo scorso anno. È uno dei favoriti anche quest'anno per vincere la Champions, anche se non è più quello dello scorso anno. Un Newcastle che ha vinto settimana scorsa, eliminato dalla Carabian Cup Manchester City. Abbiamo un Paris Saint-Germain che a tutti diciamo, è quotato come una delle più forti formazioni a livello europeo, con Mbappé, con Hakimi e con tanti altri giocatori, con Koulamané e così via. Però questo non è. Abbiamo Borussia Dortmund che l'anno scorso ha perso all'ultimo secondo il campionato con il Bayern Monaco, con cui adesso è al terzo posto a fianco, affiancato, in cui dicono i tifosi dell'Inter che loro hanno avuto il girone terribile l'anno scorso con l'Inter e Barcellona, scusate, con Bayern e Barcellona, tra parentesi sul Bayern ha perso, siamo andati al ritorno, dimenticandosi appunto che il Bayern ha vinto lo scorso anno il campionato tedesco all'ultimo secondo, quindi cioè, non è questo.
decidiamoci, quindi o Borussia Dortmund è forte o Bayern fa pena. Insomma, decidetemi un pochino voi, perché sinceramente non so più. Adesso un girone con Newcastle, Bayern Dortmund, scusate, Borussia Dortmund e PSG non è un girone forte. Allora sicuramente sarà forte quello della Lazio con Celtic, Atletico Madrid e non mi ricordo più chi, insomma, sinceramente. Quello dell'Inter con Real Sociedad, con Salisburgo e con Benfica. Ditemi un po', allora, sinceramente. Comunque, altra cosa che volevo segnalarvi, a parte la vittoria della primavera del Milan in trasferta a Dortmund contro il Borussia Dortmund 2-1, che quindi porta a punteggio pieno la primavera del Milan nel proprio girone, volevo anche sottolineare un'altra cosa che Franco Ordine ha ribadito oggi in un articolo che ho letto su Milan News, in cui, oltre che a parlare della partita, diciamo, del Milan, quindi nessuno ha messo, però, tra parentesi, ritornando, in evidenza il fatto che il Milan ha preso 0 gol in 4 partite sulle ultime 5, cioè si fa, mette fuci rimontato perché il Milan non ha segnato in 2 partite di Champions, dicendo che adesso, ho letto anche questo, il Longo su calciomercato.com che ha stabilito il record di ieri di 14 tiri, 15 tiri e 0 gol. No, in realtà il record l'ha fatto prima contro il Newcastle, aveva fatto 24 tiri e 0 gol, per essere precisi. Però di questo non si dice, non si dice che Milan in campionato fa più di 2 gol a partita. No, si utilizzano 2 partite su 9. È vero, sono fra i più importanti, ma 2 su 9 non è un campione, secondo me, rappresentativo, sinceramente. Comunque, tornando a questo, torniamo a Franco Ordine, appunto, che analizza, diciamo, la partita di ieri e poi fa un giusto riferimento al calendario. Sapete che io quest'anno con chi ha fatto il calendario, soprattutto con chi fa anticipi e posticipi, sono abbastanza arrabbiato, per essere gentile ed educato, perché non esiste. Allora, Milan è stato l'unica che incontrerà i 5 top team nelle prime 10 partite, l'unica che ha fatto nelle prime 4 giornate 3 partite in trasferta. E sarà l'unica che giocherà praticamente in nemmeno in poco più in 3 giorni, praticamente in 3 giorni, la partita dopo la Champions. Sì, perché se si va a vedere la Lazio giocherà praticamente dopo circa 4 giorni, se si va a vedere l'Inter lo stesso, se si va a vedere Napoli giocherà dopo 5 giorni. Ora, visto che non c'era un'ulteriore partita di campionato, non c'era una Champions la settimana dopo, ma c'era solo le nazionali, si poteva tranquillamente spostare la partita del Milan a mezzogiorno e mezzo di domenica, alle 3 di domenica, a un altro orario. Non metterla il sabato in questo modo. Ma tanto è il Milan, tanto non bisogna lamentarsi del calendario, tanto va tutto bene così, però se poi il Milan ha delle battute d'arresto, allora tutti quei fucili puntato contro la squadra, contro Pioli, eccetera. Il Milan ha un calendario vergognoso quest'anno, l'ho già detto e lo ripeto ancora di più, perché ogni volta che si va avanti si vedono delle cose che non mi tornano. Perché allora il discorso del sorteggio del computerizzato, anche lì bisogna dire cosa ci si mette nel computer, bisogna sapere cosa sono i paletti che vengono messi nel computer, perché sinceramente che ogni volta il computer ci penalizzi mi sembra una cosa assurda. Ad esempio, attorno alla partita di Champions potrebbe essere messo che non si può incontrare una delle 5-6 squadre dell'anno precedente, più di una. Non che si ritrovi alla ripresa del campionato dopo l'ennesima stop per le nazionali. L'altra volta ci è capitato all'Inter, questa volta casualmente ci capita il trittico Juventus, Paris Saint-Germain e Napoli. Va tutto bene, ma tanto bisogna incontrarli tutti. Ma tanto le altre incontra quando con scadenza ogni 3-4 giornate. Dopo le Champions hanno partite sicuramente più facili. L'Inter ha il Bologna, ad esempio. La partita precedente l'Inter non mi sembra avesse niente di così, aveva avuto la Salernitana. Cioè, tutte queste cose qua che comunque qui ci si dimentica. Ci si dimentica perché si va a vedere solamente la partita, ma non si va a vedere né pre né post. Qui è un calendario che è stato disegnato malissimo dal computer e è stato fatto peggio da chi va a fissare le partite. Chi va a fissare le partite? Franco Ordine lo sa, perché conclude il suo articolo di oggi dicendo: caro uomo del monte, ormai ti hanno scamato. È inutile che ti agiti e che telefoni agli amici degli amici per avere protezione. La cosa è abbastanza chiara. Poi, se bisogna averci le orecchie chiuse, il naso chiuso e gli occhi chiusi, allora vabbè, va tutto bene. Però
Per oggi abbiamo finito, vi do appuntamento domani alle 14.30, vi ricordo di mettere un like al video se vi è piaciuto, se poi potete e volete iscrivetevi a Denaro Sonno TV e aiutateci con donazioni e abbonamenti. Ciao a tutti, scusatemi, buona giornata e forza Milan da Giovanni.